Buongiorno, sono Padre Claudio, viceparroco delle parrocchie di Castel del Piano, Pescina e Seggiano. Andiamo a leggere questo Vangelo del sabato della prima settimana di Avvento. È tratto dal capitolo nono e alcuni versetti decimo del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, resuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». È parola del Signore. Allora, questo Vangelo ci presenta in questa prima settimana d'Avvento Gesù che sente le compassioni per le folle. Ma non sono folle qualsiasi, sono folle che agli occhi di Cristo, agli occhi di Dio, appaiono stanche e sfinite. E sembra che l'Evangelista continui a darci il perimetro, ecco, del cuore di queste folle, dicendo: «Sono come pecore senza pastore». E allora abbiamo davanti a Gesù un'umanità stanca, sfinita e disorientata. E nel Vangelo usare tutte queste parole per stabilire i connotati, ecco, delle folle al quale Gesù si rivolge non è affatto scontato. Infatti il Vangelo ha una struttura molto magra e quando utilizza più parole per focalizzare la visione su un tipo di argomento è per dirci: guarda, guarda lì, questo è molto importante. E noi sinceramente non dobbiamo faticare molto per sentirci all'interno di questa folla, cioè stanchi, sfiniti e in un certo qual modo come pecore senza pastore, cioè disorientati. Infatti, la nostra condizione attuale, la pandemia che ormai è 2 anni che ci limita in molte delle nostre realtà esteriori, ma anche interiori con la paura, la crisi ambientale, i continui allarmi economici. Ecco, se uno un po' si ferma e ascolta quelli che sono i social, i TG, tutto quanto finisce sempre con una certa paura di tutto quello che sta succedendo e di quello che può succedere. È come se in un certo qual modo, in questo periodo storico, questa nostra stanchezza, questo essere sfiniti e disorientati sia, incentivato, ecco, da una risonanza, da un eco molto forte di tutto quello che abbiamo intorno. E da una parte appare chiaro come la paura, di tutto quello che, stiamo vivendo, in un certo qual modo il mondo tende anche a favorirla, o perché, fa piacere ad alcuni, oppure perché fa audience. Fatto sta che intorno a noi, ecco, c'è questo clima cupo ed è un paradosso, no? In questo tempo di avvento
che si dirige, ecco, verso quella che è la realtà della salvezza e anche il periodo liturgicamente più bello dell'anno. Fare questo tipo di esperienza di contrapposizione tra questa speranza che viene e la nostra attualità che sembra priva di speranza. E invece il Vangelo ci riorienta perché proprio in questa settimana di Avvento è diretto a coloro che sono stanchi e sfiniti, a coloro che si sentono come pecore senza pastore. E allora è importante a questo punto riconoscere che la salvezza può essere ricercata soltanto da chi la desidera veramente e soltanto chi si ritrova dentro un perimetro d'ombra, chi si ritrova dentro la paura delle cose che possono accadere, soltanto un uomo così messo può in un certo qual modo desiderare ancora di più la venuta del regno dei cieli. E sembra proprio che il Signore dia questo comando ai suoi discepoli: andate e predicate che il regno di Dio è vicino, cioè avviene, sta venendo. È come se in un certo qual modo il Signore ci stia ordinando: andate e vaccinate coloro che sono stanchi, sfiniti e oppressi, e vaccinateli dalla paura con la speranza del regno di Dio che viene. E questo è molto importante perché se noi ci pensiamo bene, è una dimensione che è molto vicina alla condizione che viviamo ogni giorno, cioè come le ore più buie della notte sono quelle più prossime all'avvento dell'alba, così nella storia le sue ore più buie, più tenebrose, più prive di speranza, sono proprio quelle più vicino all'avvento del regno di Dio. Allora il Signore dà questo comando: andate e predicate a tutti gli uomini che il regno di Dio è vicino. E allora dobbiamo prendere sul serio questo comando che il Signore ci dà, proprio perché è un comando che si situa in un tempo di mancanza di speranza e questa mancanza di speranza ci situa dentro il Vangelo e ce lo rende molto più concreto delle generazioni precedenti o degli anni passati, proprio perché a noi ultimamente penso che sia venuta a mancare questa speranza che la nostra storia è nelle mani di Dio. E invece il Vangelo ci ricorda proprio questo. Non ti preoccupare se ti senti stanco, sfinito e disorientato, perché il regno dei cieli avviene, è avvento. Sia lodato Gesù Cristo. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.